a Roma con noi è Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Buongiorno Davide, se vuoi cantare anche tu, naturalmente noi ti lasciamo, apriamo così la rassegna stampa, altrimenti procediamo. Non hanno commesso abbastanza peccati quelli che ci ascoltano, da dover scontare. Ecco, appunto. Allora, partiamo dalla prima del Sole 24 Ore, che titola così: contro il caro bollette, taglio dell'IVA, i piani del governo. Tema che ritroviamo in apertura, rispettivamente su Libero. Draghi, non fare scherzi, dopo la luce, occhio a case e pensioni, il governo aveva promesso ben altro, scrive Libero. E poi l'apertura del Messaggero: bollette, piano anti rincari, il governo corre ai ripari, subito interventi per evitare gli aumenti. Davide. Sì, però voglio dire, attenzione, perché la strada che imbocca il governo mi pare sia esattamente quella che, di cui parlavamo qui quando si è visto che quelle bollette sarebbero aumentate, e cioè di non lasciare che la pressione fiscale sul valore reale dell'energia che viene consumata, diciamo così, segua progressivamente l'aumento del prezzo, quindi di far calare, diciamo, il valore percentuale della pressione fiscale su quei consumi. Questo mi sembra che sia la strada che imbocca il governo. Però quando i partiti politici, da destra a sinistra, sono tutti lì a dire Draghi evita che le bollette crescano troppo, il governo faccia qualche cosa, sembrano veramente dei pulcini bagnati senza memoria. Ma loro se lo ricordano perché la pressione fiscale è così alta sulle bollette? Cioè, dovesse essere capitato uno sbarco da Marte. Perché da una parte hai una fiscalità che insegue la spesa, per cui l'unica cosa intelligente che vorrei sentire dire dalle forze politiche che si vogliono e si devono candidare a governare il futuro del paese: ma voi dove la tagliate la spesa corrente per poter diminuire la pressione fiscale? Perché se no state tutti a dire bisogna aumentare la spesa qua, bisogna aumentare la spesa là, perché c'è sempre un'ingiustizia, c'è sempre un bisogno, c'è sempre una cosa a cui andare incontro. E poi dall'altra parte non vorrete mica aumentare la pressione fiscale. Guardate che l'una cosa fa scopa con quell'altra, non è che hanno divorziato. E dall'altra parte vorrei ricordare che una parte importante della pressione fiscale sulle bollette è destinata a finanziare le cosiddette fonti rinnovabili. Perché ancora adesso, ancora questa mattina che ci siamo svegliati e abbiamo acceso la luce, la produzione di energia elettrica da bruciare combustibili fossili è più conveniente dal punto di vista del mero prezzo, del mero costo, rispetto a quella stessa energia prodotta da fonti suadinari rinnovabili. Mettete da parte un attimo l'idroelettrico, che ha una tradizione plurisecolare, ma diciamo solare e il vento. E intanto è vero che sono sovvenzionate, sussidiate. Allora tu rispetto a questo dici sì, però ci sono delle altre diseconomie. Bruciare fossili significa avere una diseconomia di inquinamento, invece non ce l'hai sul lato. È perfetto. Ma allora devi avere un piano che si spalmi nel tempo per raccontare che quella pressione di finanziamento di fonti che costano di più viene meno. Perché se ti hai solamente la lamentazione a scopo, diciamo così, a favore di telecamera, riprendetemi dal lato sinistro che vengo meglio quando dico che non bisogna far pagare alle famiglie, è diciamo così, è l'autoritratto della totale inutilità. Di Cingolani si parla molto questa mattina del ministro sui vari quotidiani. Prendo il fatto: bollette tutte le balle contro gli ambientalisti. Cingolani a casa, i Verdi reclamano le sue dimissioni. Conte e i ministri 5 Stelle lo incontrano. Ora devi coordinarti con noi, e lui fa marcia indietro sul nucleare. Il Manifesto intitola insostenibile e lo definisce il ministro della finta transizione ecologica, che appunto secondo il Manifesto sarebbe stato messo all'angolo. Poi c'è anche pagina 2 della Stampa, si ritorna a parlare di Cingolani ma della sua tregua con Conte. L'Italia non tornerà al nucleare, faccia a faccia ha sancito il riavvicinamento dopo le recenti frizioni tra il ministro e i 5 Stelle. Sì, messa così sembra che il ministro Cingolani abbia preso le fonti energetiche come una sorta di suppelletti del arredamento di casa sua, talmente che ne parla con quando e con chi crede, ogni tanto cambiando opinione, dice ma ce la mettiamo quella baciur bianca? Dice, no, ci sta poco bene, allora vabbè, non ce la mettiamo. Ma di che stiamo parlando? Perché non è che uno dice torniamo al nucleare, quello di nuova generazione, zacchete, la mattina dopo accende la luce. Ci vogliono 10 anni
per arrivarci. Il che significa che se prendi una decisione di quel tipo devi tenerla ferma almeno 10 anni. Qui stiamo al record di 10 minuti. Allora, primo consiglio non richiesto e probabilmente non accettato, stia zitto. Secondo consiglio, se deve discutere con le forze politiche, non le discuta una a una, che perché esce Conte e dice ma ha detto che non entreremo mai più al nucleare, perché è stato il ministro Cingolani la settimana scorsa a dire che quella roba va presa in considerazione. In generale, quando si parla di fonti energetiche, posto che non ne esiste una che non crei problemi, ma neanche a pedali, diciamo così, in qualche modo, cioè, tutto crea dei problemi, pure la dinamo della bicicletta che va a pedali, l'attacchi alla ruota e si accende la lampadina davanti. Posto che ci sono questi problemi, occorre in qualche modo avere una riflessione un po' più articolata, mettici 4 numeri, dimmi qualche cosa sui conti, dimmi cosa risparmi da una parte, perché se la mettiamo così, quello fa il gas e quello irradia e quell'altro, e poi dove, che ci fai con i pannelli solari dopo che li hai usati? Ma questa è una discussione fra imbriachi. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore, siamo a pagina 7, come detto, dati sull'export che torna ai livelli pre-Covid, scrive il Sole, 482 miliardi di euro a fine 2021 per il Made in Italy, più 11,3%, tirano i beni di investimento, forte recupero in Germania. Davide. Allora, da una parte, l'abbiamo ripetuto molte volte, chiedo scusa, ma in realtà nel 2019, pre-Covid, noi eravamo l'unico paese europeo, l'unica potenza economica europea che non aveva ancora recuperato le posizioni del 2008, cioè pre-crisi finanziarie, debiti sovrani, debiti privati, poi debiti sovrani, abbiamo parlato tante volte. Nelle previsioni noi siamo il paese che più lentamente recupererà le posizioni pre-Covid, quindi quelle che avevamo nel 2019. Questo è dovuto a cosa? Al fatto che l'Italia cresce molto lentamente. Nell'ultimo anno, cioè nell'anno che stiamo vivendo, avremo un tasso di crescita impressionante, molto alto, molto bello, ma come dice una persona seria, come il professor Draghi, sì sì, grazie, ma perché è calcolato sull'anno precedente in cui siamo receduti in maniera drammatica, quindi rispetto a quello facciamo, l'importante è mantenere una crescita decente negli anni e anche entusiasmante negli anni prossimi. Però, fatta questa premessa, se guardate l'andamento delle esportazioni, le esportazioni già quest'anno è ragionevole pensare che volesse dire questo. Ecco Davide, quest'anno rieccoti. No, non riusciamo a sentirti, pre-Covid. Chiediamo naturalmente a Pio Ingegno in regia di ripristinare il collegamento perché abbiamo delle difficoltà. Intanto andiamo sulle prime. Sì, assolutamente. Aspettiamo Davide. Io ho sotto mano la Repubblica, Green Pass per lavorare, questa è l'apertura, svolta del governo, domani Draghi porta in consiglio dei ministri l'obbligo per statali e aziende private, cannabis e eutanasia, record di firme per i referendum. E poi c'è questa foto che un po' troviamo su tutti i giornali questa mattina, quelli che hanno scelto di dare spazio al galà, al Met, appunto questo galà che si è tenuto ieri con una serie di abiti su questo red carpet, tra cui questo di Alexandria Ocasio-Cortez, che è una giovane deputata Dem americana che insomma ha scritto sull'abito "tassate i ricchi, tax the rich", insomma grandi polemiche anche su questo vestito. Ma continuiamo, torniamo da Davide. Sì, no, dicevamo, diciamo, quindi diciamo, se guardate le esportazioni invece, già quest'anno noi recupereremo le posizioni pre-Covid, quindi molto più veloce. In fondo non è che ci voglia, tu devi vedere dove le cose vanno meglio, domandarti perché e adeguare il resto del paese. È come quando si rispezzano due pezzettini della pianta di geranio, no? Le mettete in due vasi diversi, uno ci mettete un concime, ci mettete quell'altro. A primavera uno fa i fiori che sono straordinari e l'altro l'insecchito. Secondo te che fai? E qui la prima o la seconda dottrina? Cioè, evidentemente una cosa era sbagliata. Basta semplicemente fare questo. Noi sulle esportazioni badiamo prevalentemente alla competitività e alla qualità dei nostri prodotti. Quando l'Italia fa questo, stravince.
Andiamo avanti e proseguiamo con la prima della Repubblica, di cui avevo già letto una parte. A centro pagina leggiamo questo titolo: nasce l'esercito di Ursula, 6.000 militari europei, il piano per la difesa comune. Se ne è già parlato più volte in passato, Davide, non so, magari la volta buona. La novità importante è quella. Allora, io sono convinto che la difesa comune la faremo prima di tutto sul lato della tecnologia e dei prodotti nel mercato della difesa, in quel che serve per difendersi. Questi 6.000 uomini, che naturalmente non è la grande armata, voglio dire, insomma, no, però hanno un elemento molto importante, che la decisione dell'utilizzo, ovviamente non per far la guerra, stiamo parlando di 6.000 persone, la decisione dell'utilizzo non è in capo ai paesi nel Consiglio europeo, ma alla Commissione europea. Significa che finisce il diritto di veto, non è che basta che uno sia contrario, occorre naturalmente che la maggioranza sia favorevole, e questo è un salto positivo e epocale dal punto di vista del modo in cui si prendono le decisioni. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone per occuparci, Davide, di questioni di moda in questo caso, ma non solo, naturalmente la questione è più ampia. Siamo al Met Gala 2021, l'evento mondano più importante di New York, e la polemica, insomma, scoppia sull'outfit, sul vestito della deputata americana Ocasio-Cortez, che ha questo vestito bianco e la scritta rossa, quindi molto evidente: tax the rich, tassati i ricchi. L'odio di classe è l'ultima moda sul red carpet, scrive il giornale, secondo cui appunto la deputata avrebbe perso un Ocasio per stare zitta. No, la deputata Ocasio-Cortez ha colto al volo un'occasione straordinaria di farsi pubblicità, sta sui giornali di mezzo mondo, quindi esatto. Come dire, diciamo, ha fatto centro da questo punto di vista. Diciamo che si è disegnata le chiappe nel momento e nell'occasione meno propizia. Perché? Perché a un gala dove si pagano $30.000 per entrare, e se per caso vuoi anche un tavolo, il tavolo viene a costare $300.000, poi parliamo di quello che eventualmente tu voglia mangiare, voi pensate, cioè c'è qualche svalvolato che pensa che quello sia il costo del biglietto, era una raccolta di fondi, quelli erano ricchi che si stavano autotassando per finanziare la scuola e le manifestazioni di moda e tutto quello che ci sta attorno. Cioè erano ricchi che, senza aspettare che ci sia il contributo dello Stato all'apposita scuola di taglio e cucito, stavano prendendo i loro soldi e li stavano mettendo al servizio di quell'operazione. Naturalmente dice, ma questo lo facevano nel corso di una festa, e perché avrebbero dovuto farlo nel corso di una penitenza, diciamo, bisognava andarci a ginocchio sui ceci, e ci andavano cantando e ballando, è cosa che ha fatto anche la Ocasio-Cortez, la quale peraltro fa parte del loro stesso mondo, perché essendo stata eletta parlamentare rientra tra i ricchi anch'ella. Detto ciò, negli Stati Uniti la proposta di riforma di Biden, democratico come Ocasio-Cortez, è quello di fare salire l'aliquota sui redditi personali dal 37% al 39,6%. Ora, significato che in Italia l'aliquota più alta è al 41%, ma il più ricco italiano nelle aliquote statunitensi sta in basso. Quindi, prima che qualcuno si dipinga le chiappe come Ocasio-Cortez, facendosi venire in mente di farlo anche in Italia, io sono per la strategia opposta. Se incontri un ricco, abbraccialo e confortalo, perché sta pagando il conto di tutti quanti in Italia. Naturalmente la difficoltà consiste nell'incontrarlo, perché sono pochi e stanno rinchiusi, è piuttosto raro. Guardate questo vestito e non fatelo a casa, anzi fatelo a casa se volete, ma non fatelo in pubblico. Va bene, andiamo invece alle questioni proprio di noi italiani. È stato realizzato un sondaggio che è riportato oggi su Repubblica, un sondaggio che ha a che vedere con le prossime comunali, che saranno il 3-4 di ottobre in molti comuni italiani, tra cui parecchie città metropolitane, e insomma ci fa capire cosa vogliono e cosa mettono in cima alla lista delle priorità i cittadini. In cima lavoro e sicurezza, la tutela dell'ambiente preoccupa più del traffico. Davide. È quello il punto, cioè noi andiamo a eleggere consigli comunali, a parte le elezioni per un paio di seggi supplettivi, ma quello insomma conta poco relativamente, per i candidati è importante, ma per gli altri un po' meno. Eleggiamo sindaci e consigli comunali. Ora, per voi cos'è importante? Il lavoro. Il sindaco e il consiglio comunale ci può poco. Sicurezza contro la criminalità. Sì, qualche aspetto, l'illuminazione, ma insomma per qualche telecamera, per il resto
è competente la questura, il prefetto, lo Stato. Scuola, sanità e politiche di sostegno alle famiglie, praticamente zero, cioè non c'è. Non, tutela dell'ambiente, pulizia, diciamo, mettiamo così. E poi finalmente al quinto posto arriva viabilità e manutenzione delle strade. Questo è un problema nostro di cittadini. Se ogni volta che si deve eleggere qualcuno, se uno dice adesso eleggiamo il capo carpentiere, cosa vorreste voi dal capo carpentiere? È quello che dice la serenità in famiglia. Ma che c'entra? Cioè, questo è un carpentiere. Allora, qui stiamo eleggendo il sindaco. E il sindaco si occupa d'altro. Se noi elettori ogni volta mettiamo nel calderone tutte sempre le stesse cose, alla fine riusciamo a ottenere sempre la stessa broda. Allora Davide, a proposito di viabilità, andiamo a pagina 30 del Corriere della Sera, tema di cui ci occuperemo anche più tardi in Non Stop News, proprio con un'intervista. Le parole dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi: ritardi dovuti ai cantieri, rimborsi fino al 100%. Il manager dice il cashback parte da oggi. Allora, non è che abbia capito benissimo come funziona, perché ci sono un paio di interviste adesso, quindi più tardi avrete occasione di chiarirlo anche voi, magari, ecco, riportate il mio dubbio. È questo, cioè, se ho capito bene, riguarda tutti quelli che viaggiano in autostrada, quindi non solo quelli che hanno il telpass. Scarichiamo, uno scarica l'applicazione, cammina in autostrada, se c'è traffico è un problema suo e di quelli che si sono fermati nel traffico. Se però invece ci sono dei cantieri aperti e quindi dei rallentamenti dovuti ai cantieri aperti proprio sul terreno dell'autostrada, allora in questo caso fino a già 15 minuti di ritardo, quindi di percorrenza più lunga in questo caso, perché è mica un treno la tua macchina, quindi diciamo di più lunga percorrenza, comincia ad avere i rimborsi. Questi rimborsi vengono, rispetto alla tariffa che paghi, questi rimborsi vengono accumulati in un borsellino, in un portafoglio e liquidati all'inizio dell'anno prossimo. È evidente che se hai il Telpass hanno già il tuo conto, quindi o te li scontano o te li restituiscono. Se invece non c'hai questo, nel registrarti con l'app devi dare l'IBAN del tuo conto corrente, se no da qualche soldi come fanno a darteli. Ho capito, diciamo, mi pare una buona intenzione, però vorrei domandare a Autostrade, ma non è più facile dove ci sono i cantieri, tanto lo sapete dove ci sono i cantieri, cominciate a tarare la tariffa con uno sconto pari alla difficoltà che il cantiere porta, e se ha difficoltà diverse in diverse ore del giorno, tarate in maniera diversa la tariffa che si paga. È un filino più semplice e immediato di quanto non sia una restituzione di somme che poi comunque, a meno che uno non viva in autostrada facendo avanti e indietro, ci saranno rilevanti fino a un certo punto. Infatti poi magari ne parliamo appunto con il nostro ospite più tardi. Andiamo sulla prima del Corriere, prima di concludere questa rassegna stampa della mattinata. Green Pass per tutti al lavoro è l'apertura, e poi ancora si torna sul nonno di Aitana ai domiciliari per il rapimento, altro titolo sulla prima, e poi leggiamo anche la segretaria di Davigo mi disse cambio il destino. Stiamo tornando sull'inchiesta sulla loggia Ungheria di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, Davide. Sì, ma qui il punto è questo. Oramai esiste una continua, perché questo sta sul Corriere della Sera, nel frattempo ieri sera è tornato sul tema Davigo, questa è la segretaria di Davigo che direbbe a una collega adesso faccio scoppiare la bomba perché sono in verbali che un pubblico ministero ha consegnato a Davigo. A Davigo è contestato da parte anche del Greco, capo della procura di Milano, che quei verbali non mai e poi mai sarebbero dovuti finire nelle sue mani, che c'è violazione del segreto istruttorio. Ieri Davigo ha detto che è stato Greco a violare la legge. Possono andare avanti così all'infinito, l'unico problema è che ottengono un solo risultato, la fine della credibilità di ogni... Vedete, fino a qualche tempo fa c'erano degli indagati che si alzavano e dicevano io sono indagato perché ce l'hanno con me politicamente, perché la procura ha un pregiudizio nei miei confronti. Adesso sono direttamente i procuratori che fra di loro si dicono tu stai facendo quello perché tu vuoi ottenere quel risultato politico, e quell'altro no, sei tu che non stai facendo quello perché stai coprendo l'altra parte, cioè se lo stanno dicendo da soli. Credo che andrebbe colta da parte delle forze politiche, se hanno ancora un po' di capacità di governare le cose, l'occasione per dire sospendiamo l'utilizzo politico delle inchieste, occupiamoci solo ed esclusivamente delle sentenze e ripuliamo quell'ambiente delle procure che sta diventando una cloaca a cielo aperto. Anche questo è uno spunto. Davide Giacalone, grazie per la rassegna stampa di oggi, ti ritroviamo domani mattina puntuale alle 7:10. Buona giornata. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.